Salve a tutti, popolo di sport, e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sempre video pronto consumo e non so perché è uscita questa cosa delle dita schioccate, vabbè. E oggi parleremo di un qualcosa di molto molto carino, i test. Questo video, come al solito, come tutti i video, prefigge come obiettivo di non essere molto lungo. Però in verità è lungo, già lo so, no? Allora... oggi parleremo di che cosa? Dei test. I test che cosa sono? Sono semplicemente è una valutazione che si fa all'inizio di una preparazione atletica o di un campionato o di una, diciamo, si fa all'inizio di preparazione atletica e poi comunque viene ripetuto nel corso di essa, e serve per vedere il punto di partenza, se si fa all'inizio, del nostro atleta, dal punto di vista appunto atletico, no? Faccio un esempio: se io devo fare un tipo di allenamento per una squadra di football americano, allora farò dei test inerenti allo sport, ok? Saranno test riguardanti la velocità, saranno test riguardanti la potenza aerobica, saranno dei test riguardanti l'esplosività. E, per dirvene qualcuno proprio inerente al football, per esempio un test per vedere da che punto di partenza appunto stiamo iniziando con i nostri giovani, possono essere dei test sulle 40 yard di corsa e vedere in quanto tempo si chiudono. Sì, come al solito ci ho sempre i trapani, era partito bene questo video, si sta andando a rovinare passo passo. Può essere un T-test di test agility, dove si posizionano i coni, appunto i cinesini a T, e si cerca di completarlo nel meno tempo possibile. E sono il sergeant test, quindi praticamente il test del salto, e il salto in lungo. Questi sono per vedere l'esplosività degli arti inferiori. Naturalmente, ragazzi, i test possono essere decine. Per esempio, ci sono i test di valutazione per la potenza degli arti superiori, ci sono che si possono fare ad un punto dell'esplosività, per esempio con una mad ball presa e lanciata di botto più lontano possibile, di solito si intorno ai 3-6 kg, si più 3 kg, cioè si cerca di lanciarla. Ci sono test per esempio dell'esagono per vedere in quanto tempo si conclude, ma ci sono anche dei test riguardanti per esempio la pesistica, no? I massimali, ci sono i test di resistenza, ci sono il test di Cooper, quindi per esempio concludere un determinato percorso in determinato tempo, in meno tempo possibile. Insomma, ragazzi, i test ce ne sono veramente veramente tantissimi. Perché si fanno? Perché io in base ai test costruisco un lavoro, ok? Io in base ai test che propongo mi rendo conto che tipo di lavoro fare. Se mi rendo conto che sull'esplosività ci siamo ma sulla resistenza no, farò tipo un tipo di allenamento più mirato maggiormente sulla resistenza, se lo sport me lo richiede. Se mi rendo conto che la resistenza, vabbè, ok, ci siamo, può andare bene, però sull'esplosività no, non va bene, ok, allora implementerò più materiale, più esercizi magari pliometrici, ok, per aumentare queste esplosività. Vanno ripetuti, certo, a cadenza periodica, non settimanale. Alcuni ripetono i test ogni settimana. No, non si fa ogni settimana, perché bisogna dare comunque il tempo al soggetto di apprendere bene l'esercizio, comunque di creare degli adattamenti anatomici a quel tipo di esercizio e poi dei miglioramenti. Quindi vanno ripetuti intorno alla terza, quarta settimana anche. Ok, quindi quasi mensilmente. Su una programmazione di 12 settimane, diciamo che un test all'inizio, poi 2-3 test durante la preparazione può andare bene, e poi un test alla fine. La comparazione dei dati arrivata a questo punto è essenziale. Perché? Perché se i dati da quando abbiamo iniziato la preparazione a quando l'abbiamo finita sono uguali, non abbiamo fatto assolutamente nulla. Non abbiamo fatto nulla. Se sono, per esempio, appunto, se c'è un miglioramento dei dati, la preparazione è stata positiva. Se c'è stato un peggioramento di questi dati, tempistica e quant'altro, la preparazione è stata negativa. Di conseguenza, in campo, cioè, se c'è stato un peggioramento dei dati, raga, veramente non avete fatto un cazzo in campo, cioè, e non so, proprio vi siete andati a passare il tempo. Comunque, naturalmente, quando evitare i test? Allora, quando evitarli? Se
le condizioni climatiche non sono buone, cioè nel senso tipo sotto la pioggia evitare di fare il test, soprattutto se si tratta di corsa, perché il terreno scivoloso, perché se si allena in campo ci può essere fango, può essere più pesante e quant'altro. Se l'attrezzatura non è adeguata, non fare il test, quindi se si utilizzano tipo i telefoni per prendere il cronometro e non il cronometro vero e proprio, se per esempio le scarpe che vengono utilizzate per fare il test principale e quello finale sono diverse, se per esempio per andare in campo si utilizzano le scarpe lisce o per scorrere sulla pista si utilizzano quelle chiodate. Ecco, queste sono tutte cose che non vanno assolutamente bene. Un altro periodo per evitare i test sono per esempio sotto le feste. Sotto le feste, per esempio, Natale, Capodanno o Pasqua, perché di solito si tende a mangiare di più e anche il contenuto alcolico sale poco poco. E non perché si vuole, ma perché ci si trova, a meno che non c'è proprio un ragazzo che è ligio a dovere, pure a Natale mangia riso e pollo, per farvi capire, però di base si è sempre un pochettino più appesantiti perché si dorme un po' di meno anche. Quindi ragazzi, queste sono tutte condizioni che ecco, in cui il test non è valido, ok? O comunque si può fare, però i risultati giustamente non saranno come un test fatto in condizioni climatiche ottimali, con temperatura buona. Naturalmente non si può sempre trovare la temperatura buona, bisogna anche adattarsi. E comunque l'attrezzatura da indossare deve essere più consona possibile al tipo di allenamento di test che si deve andare a fare. Insomma, è questa parte qua. I test sono sempre gli stessi, ci sono anche i test per esempio per la mobilità, per farvi un esempio, per esempio con un goniometro si possono andare a misurare l'arco di movimento, per esempio la potenza del, non col goniometro, comunque ci sono un sacco di trasduttori, attrezzi che misurano la potenza anche della presa, per farvi capire, però possono essere anche inerenti allo sport specifico. Parlando per esempio del football americano, mi viene in mente un test di precisione del quarterback. Si utilizza che cosa? Un cestino, anche della spazzatura, per farvi capire, normalmente non quelli enormi, quelli grandi, proprio quelli tipo dell'umido, classici, piccolini, e il nostro quarterback si mette leggermente piegato, per esempio deve lanciare e fare canestro all'interno, normalmente da un tot di yard, tipo deve fare 10 lanci e vedere quanti di questi 10 lanci entrano nel cestino, ok? Questo è un test di precisione. Farlo allenare dopo tipo 3 o 4 settimane, ripresentare di nuovo lo stesso test e vedere se questi 10 lanci sono migliorati, sono aumentati, insomma, e quant'altro. Ok? Questo è uno, stessa cosa per i portieri, per il lancio, sia con il manico che con i piedi, per un giocatore un salto per quanto riguarda saltare il più possibile per raggiungere la palla di testa, per tutti i tipi di sport, per un giocatore di tennis per esempio mirare ad un determinato obiettivo a terra, la schiacciata e cercare di prendere sempre quello. Ecco, i test poi si possono modificare a seconda delle proprie condizioni fisiche, a seconda delle proprie condizioni sportive, ok? Non so, sono alcuni test sono già preimpostati, altri invece si possono creare a seconda appunto di quello che si va a fare. Ragazzi, questo tipo di video finisce qua, non c'è più nient'altro da dire, da aggiungere. Oddio, ci sarebbe ancora tanto, parlando di singoli test, ci sarebbe tanto da aggiungere, però naturalmente poi diventerebbe troppo lungo perché i test esistono veramente a decine e decine, se non centinaia. Quindi ragazzi, io vi lascio sempre un saluto, lasciate un like, commento, insomma, pagine Instagram, Facebook, in.sport.fit, lo trovate comunque in descrizione, e buon allenamento da InSport. Ciao!